Ciao, buongiorno. Proviamo a fare una cosa veloce stamattina, che ieri ci ho provato, cioè ci avrei tanto voluto provare ma non ce l'ho fatta. Vediamo se c'è qualcuno, io devo ancora fare colazione, ma tutto bene. Adesso proviamo a fare questa cosina qua. Vediamo appena arriva qualcuno, vi racconto cosa facciamo. Ciao. Ah, vedo che ci siete, mattiniere. Vabbè, sono le 8:30, sono io che sono un po' in ritardo, non riuscivo a svegliarmi stamattina. Dettagli. Buongiorno. Comunque volevo dirvi che il momento di scemitudine di ieri prosegue perché ho qui di fianco a me il mio amico che sta scrappando con me. Così, per dire. Tec. Momento di scemitudine, vabbè. Allora, volevo fare qualche tag. Una cosa che voglio fare prima è passare tutto questo foglio, che è un foglio di Tommaso, con il suo colore antracite, che è uno dei metallici nuovi, no? Perché poi intendo fustellarlo, ma allora faccio che passare tutto prima, poi pulisco tutto bene, di modo che mentre faccio il resto, mi faccio gli sfondi, le scritte, questo si asciughi. Questo colore è meraviglioso e intendo fustellarci queste. Dolcetto scherzetto, Patrizia, guarda, tu se passi stasera, voilà. Sì, spatascia anche lui, no, vabbè, vi prego, c'è questo momento di scemitudine, è bellissimo. È lì, mi guarda, non aspettava altro. Stamattina l'ho trovato sdraiato sul tavolo, probabilmente ha scrappato tutta la notte, povero uomo, era stanco. Voilà. Allora, sto stendendo il colore di Tommaso che è un po' più denso. Voilà. Lo sto stendendo con un pennello a punta piatta. Viene benissimo, è facilissimo, è bellissimo. Ha un pochino più di corpo degli altri colori. Chiaramente i colori metallici sono un po' più densi. Però. E che volevo che si asciugasse perché poi così lo fustelliamo. Non so quanta gente verrà oggi, non credo che ce ne saranno tanti, però volevo, se riuscivo, se mi sarebbe piaciuto preparare qualche tag. E allora, siccome ieri proprio non ce l'ho fatta, tra una roba e l'altra, lo faccio adesso. Grazie, lasciamelo lì, adesso bevo anche il caffè. Voi che programmi avete per oggi? So che molti non festeggiano Halloween. A me piace, è un'occasione per decorare. Voilà. Senza andare ad attribuirgli chissà quale significato spirituale o che mi piace. Voilà. E questo è il foglio di Tommaso. Voilà, che è meraviglioso. Adesso quando si asciugherà bene. Ah, no! Mi è caduto per terra. Mamma, pulisci solo quel coso lì che sennò si asciuga così, niente è caduto per terra, ma noi lo ripitturiamo velocissimamente di modo che non si veda niente. Tac, successo assolutamente niente. Adesso lo prendo con delicatezza, lo poso per terra e pulisco il tavolino. Si deve pulire lì con una salvietta. Questo lo mettiamo a terra, tanto il nostro amico qua non è che si mette adesso a camminare, lui vola. Vestita da zucca, il compleanno di tuo marito. Ah! Bene. Voilà. Adesso puliamo qui. Poi il pennello lo lasciamo avvolto nella salviettina. Questo è un trucco che ci ha insegnato Timolz. Se non possiamo lavarlo subito, lo lasciamo avvolto in una baby wipes, come le chiamano loro, che sono le salviettine per i bimbi, ma neanche quelle per le mani, e l'umidità della salviettina fa sì che il colore non si secchi e che quindi noi poi possiamo pulirlo con comodo quando ci è possibile. Voilà, e questo lo lascio, come vi dicevo, avviluppato qua. Perché è arrivato adesso, volevo farvi vedere il mio nuovo aiutante. Voilà. È bellissimo, basta. C'è niente da fare. Allora, chiudiamo il metallico, prendiamo il caffè. Allora, l'idea è da quel foglio di metallico antracite che ho appena dipinto, di ritagliare poi tutte queste sagome qua. Voilà. E di fare boh, 10-15 tag, una cosa del genere. Voilà.
Allora, intanto prendiamo il caffè. Quello che intendo fare adesso è creare lo sfondo. Lo so, vero che carino? Oh. In questo momento di scemitudine passerà, o forse no, se rimane pazienza. Allora, adesso vorrei crearmi degli sfondi su cui poi mettere quell'osco figuro lì. Voilà. E poi semplicemente un timbrino. Vediamo quanto sono alte queste fustelle qua. Queste non le ho ancora mai provate, ma ho visto un lavoro di Emma Williams. Se non la seguite, andate a vederla. Lei è nel DT di Timholtz. Fa delle cose meravigliose, sempre, ed è carinissima. Voilà. Maria, sei contenta del mio nuovo fidanzato? Tu che mi dici che devo sempre trovarmi un uomo? Lui è perfetto. Allora, io mi ero tagliata delle strisce di cartoncino di Tommaso alte 15, sì, direi che va bene perché voglio che siano proprio delle taghine molto molto semplici, anche perché non ho tantissimo, tantissimo tempo. Quindi le faccio proprio in serie, cerco di fare una quindicina, una ventina, non so oggi quanta gente verrà, ma non credo tantissimi. Ho organizzato tutto all'ultimo, ma sono stata veramente presa da un sacco di cose. La concretizzazione di tutto quello che volevo portare per la Fidelity ha preso parecchio tempo, più di quello che pensassi. Quindi, insomma, adesso ci siamo quasi. Oggi, se riesco, inizio a mandare una prima mail a tutti quelli che hanno già proceduto all'acquisto. La scemitudine va bene, sì, sono molto felice della scemitudine. Parlavo con Miranda prima che mi sorprendo perché tu continui a ridere di questa cosa. Perché è bellissimo! Bonjour! Ciao Stefania. Allora, facciamo un po' di sfondi con gli oxide, molto semplicemente. Mi sono tagliata qui tre fogli di Tommaso, quindi ho sei pezzi, su cui voglio creare una sfumatura. Creerò una sfumatura in questo senso, di modo che io possa poi tagliare le tag da qua. Le tag, questo qui è un foglio alto 30, le farò boh, 6, 7, adesso vediamo quante farne uscire da ogni... Da ogni metà foglio. Iniziamo con. Io inizierei con un marrone per fare la base al fondo. Userei il mio vintage foto. E poi andiamo a creare una sfumatura. Però voglio farla su tutto il foglio e dovrò farla in serie su tutti e sei. Quindi armatevi di santa pazienza e vediamo come viene. O ne facciamo uno alla volta. Vediamo, facciamo uno alla volta così proviamo la combo dei colori. Mi mancherebbe anche un po' di verde in realtà, che non ho preso. Ma devo solo prendere. Se mi tiri fuori il cassettino con gli oxide, mi prendo un altro paio di colori che magari. Solo che è dietro il nostro amico Fritz, quindi non so se riesce a passare. Voilà. Magari mi prendo anche un marrone più scuro. Tutto il cassettino di dietro dove ci sono gli oxide. Passamelo di qua. Voilà. Allora, mettiamolo su una sedia così. Allora, fatemi vedere un altro. Allora, il verde intanto potrebbe andare bene, il Bundle Sage. Oppure anche questo. Anche il peel paint. Vorrei un marrone un pochino più scuro, magari il twig, oppure questo che cos'è? Il walnut stain, va bene. Per scurire un po' di più qua sotto. Gli oxide nuovi non ci sono, forse, ma forse sì, un paio di set interi si possono ancora mettere insieme. Siamo scarsi di Victorian Velvet. Però, voilà. Adesso vorrei un pochino di verde. Poi questa cosa dobbiamo rifarla per 6. Allora, parto da fuori e inizio così a mescolare il verde col marrone. Ok, adesso vado di arancio, anzi prima di giallo, Fossilized Amber. Buongiorno, happy Halloween. Bene. Andiamo di un po' di colori, stiamo creando degli sfondi per le tag di Halloween che vorrei fare. Mi sono svegliata tardi, tardissimo, però vabbè, ognuno i suoi tempi. Voilà, adesso andiamo di verde
metterei lo spiced marmalade. E poi magari gli altri possiamo anche farli di diverse sfumature, non li facciamo tutti uguali, tanto qua tutti gli oxide decidiamo. Ok, e adesso viola. Come viola usiamo l'ultimo che è il Dusty Concord. Usiamo questo qui. Ciao Simona, buongiorno. Sto facendo al volo le tag di Halloween. Voilà. Questo è il Dusty Concord e lo uso per fare la sfumatura più sopra, magari poi ci prendiamo anche un po' di blu. Ci facciamo le goccine. Voi direte perché una fetta così grande? Perché poi io taglierò le tag in questo modo e quindi mi serve da ogni foglio poterne ricavare più di una. Adesso sfumo bene qui. Voilà. E abbiamo. Potrei chiudere con un pochino di blu. Vediamo il primo blu scuro che mi capita sotto mano, che è il Faded Jeans. Prendiamo una spugnetta, ma sì, usiamo questa, va bene lo stesso. Questo credo che sia l'ultimo viola ed è bellissimo, sì. Guardate che uso con il blu qua sopra. Adesso lì c'è quella riga che non doveva esserci, ma noi ci la copriremo. Voilà. Ok, adesso facciamo le goccine. Dovrebbe esserci il mio spruzzino dell'acqua qua vicino. Aspettate un secondo. Quello di Timolz. Oppure questo qua. O anche questo, va bene. Quello di Timolz. Se trovi quello di Timolz è meglio. Fammi vedere se qua. Perché spruzza in modo diverso. Guarda un secondo se lo trovo in quei barattoli che sono di là. Ciao a tutti, Tatiana, peccato che non ci sei stasera. Tatiana, guarda. Voilà. Questo lo lascio in negozio tutto il tè, cioè ve lo dico. Il nostro amico rimane in negozio. Goccine. Questo è lo spruzzino della Nuvo. Quello di Timolz si controlla meglio. Adesso prendo lo Scottex. Voilà. Allora, Maria Rosa, non riesco a leggere tutto il commento perché me ne appare solo una porzione e poi lo leggo. Ah, ok, perfetto, è arrivato lo spruzzino di Timolz, benissimo. Allora, facciamo il conto di quante me ne escono di qua. Mamma, non urtare il nostro amico Fritz. Gli hai urtato le ali. No, non va bene. Non gliele tagliamo le ali, no? Voilà. Vediamo quante ne vengono fuori. Prendiamo la taglierina. Consideriamo che le fustelle che intendo utilizzare erano qui. Ah, mamma mia, come mi perdo le cose io, comunque sfido chiunque. Allora, aspettate un secondo. Ci avrò messo qualcosa, eccole qua. Allora, vediamo un po' che larghezza ci occupano questi tre personaggi. Li taglierò tutti e tre insieme, così. 2, 3. Allora, lui potrebbe anche sporgere perché è più grande, ma io lo farei di 6 centimetri. Proviamo a tagliare tutto questo qua di 6 centimetri. Allora, sì, 6 centimetri va bene. 6. E queste saranno le mie tag. 6, 6. Adesso non posso ancora tagliare. Voilà. Adesso non posso ancora tagliare le fustellate dei personaggi perché non è ancora ben asciutto. Però questo qui sarà il primo sfondo su cui le andiamo ad appoggiare e sono 6. Prendiamo un altro foglio e decidiamo per un'altra combo di colori. Ci metterei sempre un bel viola e un bel arancio. Proviamo col Wild Honey. Voilà. Partiamo da qua.
Proprio Halloween, Halloween, Halloween. E sempre dobbiamo fare sempre questa fascia qua. Proviamo a usare meno colori, o almeno vediamo. Ok, adesso passiamo al viola. Continuerei a usare il Dusty Concord perché mi piace tantissimo. Arancio, viola e nero, esatto. Stavo arrivando giusto lì, Modenini. Chiara, comunque, io lo lascio qua finché non venite voi. Non puoi capire, la scemitudine mi è presa. Vabbè, d'altro canto. Sfumiamo bene. Facciamo così che sono più comoda. Voilà. Facciamo tutta una striscia così e poi vado a sfumare bene il punto in cui si incontrano. Allora, voilà, questa parte qui la sfumiamo bene così e in realtà facciamo questo lavoro qua. Più passate sopra gli oxide, più si mescolano chiaramente. Il selfie, sì, infatti stasera tutti i selfie con quel rubino lì. Tommaso non capisce, ma mi dicono sempre che devo trovarmi un nuovo fidanzato, poi una volta che lo trovo. Non so. Allora, proviamo con questo blu qua, che è quello nuovo, il Chipped Sapphire. Facciamo un pezzetto anche con lui. Usiamo sempre questo tampone qua del viola, tanto va bene. E poi passiamo di nero. L'ultimo pezzo lo facciamo sfumando col nero. Così. Voilà, è bellissimo questo colore qua, molto intenso. C'è chi si trova meglio con i tamponi tondi, io trovo che non ci sia tantissima differenza, forse uso meglio quelli tondi quando ho degli spazi più piccoli. Voilà. Adesso prendiamo il nero, cerchiamo un secondo il black suit. Io ce li ho tutti qua gli oxide, quindi adesso lo recuperiamo. Vi giuro che lo recuperiamo, solo che adesso sono 60, eccolo qua, e quindi ci metto un po' di più. Voilà. Così aspettando che trovassi un oggetto perduto. Sì, Marina, credo di sì. Oppure ha scrappato tutta la notte, ma è stanco. Non lo so, poi glielo chiediamo. Però è un uomo che non disturba, non parla. Felicissima. Vabbè, voilà. E facciamo l'ultima parte qui, scurendo con il nero, che è il black suit. Voilà, perfetto. Adesso andiamo sempre di goccine e poi vorrei fare un'altra cosa. Prendiamo questo qui, che è quello di Timolz, che mi fa fare gocce di diversa dimensione. Voilà, ok. Prendiamo questo tool costosissimo. Un uomo che finalmente mi capisce. Vedi, Roxana, tu hai capito tutto. Sta lì, buono, mi guarda le fustelle. Voilà, asciughiamo. Poi vorrei fare una cosa, ho qui questa maschera meravigliosa di Tommaso e ci facciamo, ci giochiamo un pochino, proviamo.
in alcuni punti. Clelia, ti servono le forbici? Voilà. Allora, ma sì, ce la facciamo. Tanto se sforiamo un po' alle 9 c'è mia mamma oggi che tiene aperto. Poi vado a prenotare i salatini per stasera. Non si lamenta. Ma vedi, Serena, vedi che hai capito tutto? Esatto, non si lamenta, sta lì. Certo, bisogna spazzolargli la tunica, perché come si riempie di polvere quella tunica lì? Neanche Voldemort. Però, allora, la maschera. La bagniamo tutta. Facciamo una prova, vediamo se viene. Usiamo il nostro tool. Vedete? E ne facciamo qualcuna. Io adesso lo sto facendo con l'acqua, potremmo farlo con un colore sulla carta bianca. La fantasia, voilà, non ha limiti. Bagniamo. E l'ultimo lo mettiamo qua così. Voldemort ci tiene a essere sempre in ordine, sono d'accordo. Infatti, gliela spazzolerò la tunica. Pensavo di appenderlo sopra il letto, ma mi hanno detto che poi è un po' inquietante. Vabbè, allora, e questo qui è l'altro sfondo che adesso lasciamo asciugare perché ovviamente l'ho bagnato un po' troppo, ma noi intanto che finiamo di lavorare possiamo attendere. Facciamo un altro sfondo. Asciughiamo solo un momento di cracchitudine. Mi dura poco, sereni. Allora, altro foglio, quindi ne ho 12. Con queste 18 ne faccio altri due di fogli. Non credo che ci sarà così tanta gente oggi, però non voglio mica essere impreparata. Allora, proviamo con questo verdino qua meraviglioso che è il Twisted Citron. Citron, citron. Allora, dove sei, Blending Tool? Eccoti qua. Allora, iniziamo a dare un primo strato con lui, che è un colore bello, vibrante. Voilà. Fa molto doodlebug. Siete tantissime, state facendo ponte. Noi domani saremo chiusi. Sto cercando di convincere mia mamma che non deve dare il bianco domani. Vi prego, chi viene oggi mi aiuti in quest'opera perché lei vuole dare il bianco. Io invece ho un programma estremamente intenso, tipo che oggi mi approvvigiono del cibo, domani mi pigiamo e sto in pigiama tutto il giorno. Non so voi come la vedete, a me sembra un programma meraviglioso. Poi, a ognuno. Andiamo di un po' di arancio e userei il Wild Honey che mi era piaciuto veramente a lot. Guardate qua che meraviglia. Adesso ci mettiamo un po' di viola. Sì, questo verde è stupendo. Il viola, usiamo il Wilted Violet adesso. Così, just for a change. Non si dà il bianco con questa umidità, adesso glielo dico. Mamma, con questa umidità non si dà il bianco. Lo dicono tutti. Ma per carità. Mia madre è matta. Voilà, facciamo anche questo lato, sfumiamo bene, ok, l'ultimo pezzettino lo farei nero. Usiamo questo per il nero. Ma lo so, ma se vuoi venire a convincerla, gli dicono che poi si sfoglia con questa con quest'umidità, mamma. Fa finta di non sentire. Eh sì, non siamo testardi in famiglia. No, questo qui mi sa che è quello che è mezzo consumato. Voilà.
Voilà. Ora, goccine anche qua. Come anche tu stai dando il bianco, ma ti prego, non dirglielo quando vieni qua. Altro sfondo e poi volevo usare uno stencil che adesso mi sono presa. Vi faccio vedere. È lo stencil dei pipistrelli di Tommaso, che sul sito c'è, mi manca la foto, ma prima o poi arriverà anche la foto. E vorrei fare un po' di pipistrelli. Con cosa li possiamo fare questi pipistrelli? Allora, avremo i nostri amici fustellati, che saranno fustellati in questo foglio qui, che ormai è praticamente asciutto. Guardate che meraviglia, questa è l'antracite, il metallico di Tommaso. Allora, di che colore li possiamo fare i pipistrelli di modo che si vedano? Ci ho messo 1200 colori. Potremmo farli marroncini, potremmo farli grigi, potremmo farli con un metallico. Fatemi riflettere. C'è il menta che non vedo l'ora di usare, però potremmo farli con un Brillo Gel. Però poi devo aspettare un sacco prima di tagliarle. No, scegliamo un altro colore. Potremmo farli blu. Fatemi vedere che altri colori ho qua. Magari ne trovo qualcuno. Pipistrelli blu. Anche no. Potremmo farli sull'arancio con un altro arancio. Oppure potremmo farli grigi, più scuri. Facciamoli neri, più scuri. Vedrete che bell'effetto. Si può usare un metallico, ma poi devo aspettare troppo per tagliarlo, Laura, per quello, siccome volevo concluderle. Volevo farlo subito, altrimenti sì, si potrebbe usare un metallico, un Brillo Gel, per esempio un cristallo di carbone ci starebbe benissimo. Allora io voglio fare questa cosina qua. Vedrete anche come si vedranno anche sul nero su nero. Quelli bravi fermano lo stencil, la clé no. Quindi voi non imparate, sapete che io vi dico sempre che non insegno niente proprio per questo motivo qua. Facciamo le cose insieme, ma non vi insegno niente perché sono indisciplinata. Voilà. Adesso vi sembrerà che non venga fuori niente, ma adesso che poi togliamo questo stencil, c'è il mio amico Fritz che è interessatissimo. Adesso ne facciamo un'altra ondata di qua. Così. Io adesso ho questo stencil qui, ce ne sono tanti di pipistrelli. Questo qua di Tommaso ha delle forme bellissime, ce ne sono tanti. Quindi in un colpo solo, vedete, io lo darò 3 volte e mi sono ricoperta tutta la superficie. Questo l'ho fatto usare l'anno scorso in un make and take in cui abbiamo fatto una scatolina portacaramelle per Halloween che è venuta deliziosa e che ho rifatto anche durante un live, se non sbaglio. Quindi la trovate sempre sulla pagina. Voilà. Vedete anche il nero su nero? Facciamo l'ultimo pezzo, questo qua, li facciamo in questo modo qui. Ne facciamo poi ancora uno sfondo e poi ritagliamo i nostri amici. Vedete? Laura, siamo diventate tutte malate. Cosa hai sognato dei prodotti di Tommasi? Metallici? Li hai già provati? Sono bellissimi, vero? Allora, tagliamo anche queste ultime due che non avevo ancora tagliato. Gli Oxide sono in negozio. Sì, sono in negozio. Puoi anche venire in negozio, Michela. Non devi per forza prenderli online. Se vuoi prenotarli, li devi prenotare online. Se no, come sempre, voilà. In negozio. Questo era ancora un briciolino umida. Ok. Guardate che belle. E poi tagliamo. Questa è fino un peccato tagliarla. Sono sincera. Con questi pipistrelli. Adesso poi le mani anche sporche. Adesso giuro che me le pulisco.
Qui sopra non potremo timbrare, volevo timbrare un piccolo sentiment, ma qui sopra direi che non si può. E sono, abbiamo detto, 18, 6, 12, 18. Ne farei ancora un foglio, un fondo. Magari mi pulisco le mani prima perché sono tutte nere. E poi tagliamo i nostri amici e decidiamo per un timbrino che possa andare bene per tutti. E che possiamo mettere sulla tag. Voilà. Allora, questo qui, che colori usiamo? Fatemi vedere se c'è qualche colore qui che magari non ho usato, che potrebbe però essere carino usare. Abbiamo questo bel blu, il cracked pistacchio. Beh, guardate questo bel arancio qua, il ripe persimmon, e questo bel giallo. Ma anche questo bel giallo, il mustard seed. Allora, facciamone ancora uno, un po' più psichedelico, ancora. E andiamo di mustard seed. Così. Poi prendiamo il Ripe Persimmon, uso lo stesso blending tool, tanto la famiglia di colori è la stessa, e inizio a entrare nel mio cartoncino. Guardate quanto è forte. Li mescolo bene. Vedete che adesso io sto facendo un pattern un po' diverso, non sto facendo delle righe, quindi ogni tag poi sarà diversa. Adesso andiamo di viola. Prendiamo il nostro, anzi, facciamo una striscia di Twisted Citron. Sto usando i fogli di Tommaso, quelli da 350 grammi, che reggono bene qualsiasi tipo di spatascio. Esempio di questo ne metto anche un po' qui. Voilà. Così, e poi finiamo col viola. Ciao! Sto facendo un video, ma non ne ho per tanto. In ritardo con le tag. Prendiamo il nostro. Usiamo questo per il video. No, vabbè, sì, usiamo questo. Voilà. E spalmiamo. Qui entro in questo modo qui, così li sfumo. Così. Voilà. Adesso prendiamo ancora un po' di blu e facciamo il contorno. Voilà. Ok. Più lo sfumiamo, più lui si amalgama. Voilà. Goccine. Poi adesso mettiamo via un po' di oxide. Adesso che ce li ho tutti e 60. Sono una donna felice. Voilà. E asciughiamo. Perfetto. E la tagliamo.
Magari mi ripulisco le mani perché sono sempre un po' sporchine. Adesso possiamo tagliare le nostre fustellate perché la carta dovrebbe essere asciutta. Mi porto solo qua la Big Shot. Voilà. Quindi ricapitolando, abbiamo fatto 4 fogli, giusto? Quindi sono 24. Adesso tagliamo le nostre formine, sono a blocchi, li possiamo tagliare a blocchi di 3. Quindi adesso prendiamo la nostra carta. Spero che ci stiano qua 24. Fatemi vedere. Allora, se le sistemiamo bene, tipo in questo modo, sì, dovremmo farcela. Uno, due. Ne vengono 6, 12, me ne vengono solo 18, mi sa. Vediamo. Prendiamo la Big Shot e cerchiamo di tagliarla in modo furbo. Voilà. Opla. Allora, Francesca, hai visto il mio amico seduto qua? Vero? Adesso mi fidanzerò. È silenzioso, è un uomo silenzioso. Adesso vediamo come riesco a portarmi la Big Shot senza fare troppi, voilà, troppi danni, senza tranciargli via le ali, la testa, voilà, ok. Le bustine di Pumpkin Spice sono in viaggio. Ci va un po'. Devo ancora scrivere a tutti perché dobbiamo integrare quanto abbiamo già pagato per la spedizione, perché la ragazza adesso ha spedito sue spese. Tra l'altro, Nadia, se ci stai guardando di oggi, spero di riuscire a fare tutto. Sono in ritardo, ma porta pazienza. Allora, tagliamole, vediamo un attimo l'altezza. Di quello più stretto ne vengono di più, potrei tagliarlo da solo lui e tagliare questi due insieme. Proviamo così. Allora, qui come altezza dobbiamo stare in un'altezza di 10. Allora, tagliamo una striscia da 10. Iniziamo a tagliare. Io ho la big elettrica qui di fianco. Vediamo se di questo riusciamo a incastrarne uno qua. No, facciamo prima questi due, che lui ha bisogno di un'altra misura. Al limite prendiamo un foglio di carta glitterata nera se non ci basta, questo metallico e via. Allora, posizioniamoli e tagliamo. Allora. A pennello, sì, questo non è Basil, è il foglio 350 grammi di Tommaso, quindi un pochino più spesso, però dovreste riuscire a farlo anche su Basil. L'unica cosa è che magari su Basil vi porta via, si imbarca un pochino, solo quello. Allora, facciamo una prova. Ok, allora tagliamo i nostri amici, quindi ne abbiamo tagliati due, vediamo di riuscire a tagliarne quanti più possibili nella stessa porzione di foglio. Voilà. Poi dovrei metterci una timbrata, adesso vediamo che cosa mettere. Quindi mi sarebbe piaciuto tagliarne 3 e 3, ma non credo si riesca, perché di quell'altro effettivamente se ne tagliano di più su un pezzo da solo. Allora, voilà. E qui me ne sono usciti 6. Ok. 6, 12, me ne escono 18 praticamente, ma adesso tagliamo una striscia di quelli più piccoli, di quelli dovremmo riuscire a farne venire di più. Allora, meno male che abbiamo la Big Shot elettrica, se no mai più.
voilà. Adesso tagliamo una striscetta. Allora, tagliamo una striscia da 10 che mi servirà sempre per questi due, e in quella che avanza tagliamo quello singolo, di cui secondo me ce ne stanno di più. Voilà. C'è uno, sono tutti zombie. Questo è un vampiro, sonnambulo, mummia e scheletro. Adesso di questo ne tagliamo, secondo me di questo una decina riusciamo a farceli stare. Voilà. Voi cosa avete preparato di bello? È inutile che lo facciamo andare tanto avanti, Clelia, perché ne stai tagliando uno alla volta. Allora, non è neanche asciuttissimo, vi direi, quindi probabilmente sarebbe stato più furbo farlo asciugare prima. Allora, questo qui è troppo articolato per tagliarlo su una carta che è ancora umida, quindi questo lo tagliamo su un bazil nero, semplicemente. Ma me lo avvicini un bazil nero? La carta qua è ancora umida. Ci tagliamo questi due intanto. E l'altro lo tagliamo nel bazil. Sì, anche secondo me è Dracula, però è sonnambulo. Voilà. Quella lì è un po' troppo particolareggiata, quindi me la tengo da tagliare nel bazil nero, perché su questa carta qua, che non è ancora così tanto asciutta, non va bene. Voilà. Sì, adesso lasciamelo lì. Voilà. Taglio tutti quelli che posso così. Voilà. Non hai messo gli occhiali. Taglio tutti quelli che posso così e gli altri li tagliamo nel bazil nero. Così non dobbiamo aspettare che asciughi. Allora, questo qui lo mettiamo così e questo qui lo mettiamo così. Quindi sono altri 2, 4, 6, sono 12, 18. Me ne mancano poi 6 degli altri, va benissimo. Li tagliamo nel nero. Appena finiamo qua, così poi li incolliamo, timbriamo, abbiamo finito. Io ho una cliente abbandonata in negozio. Vuoi un caffè, Francesca? No? Arrivo, eh. Ok, va bene. Voilà. Ah, io adoro Halloween. Avessi il tempo, decorerei tutta casa. È che il tempo purtroppo non c'è. Vediamo se riesco a far stare anche questi due qui così. Ok. Voilà. Vabbè, però ho ancora quella striscia lì. 6, 12. Sì, esatto. Adesso tagliamo ancora questa e poi tagliamo quelli neri, semplicemente lo scheletro. Poi li incolliamo, decidiamo una timbrata e siamo a posto. 5 sacchettini. Ma qui non passano, devo dire, i bambini a chiedere dolcetti, però stasera facciamo questa cosina qua. Ho preso un metro di Ritter ieri al supermercato, i mini Ritter. Isanimeddas, l'avevo già letto, forse l'avevo letto proprio scritto da te. Che sai che non ce l'ho presente questa festa, pur essendo sarda? Poi chiederò a mia mamma. Forse semplicemente dalle parti di dove sono i miei genitori non si festeggia, non lo so. Perché poi in Sardegna appena ti sposti un attimo cambiano, a parte il dialetto, cambiano le tradizioni, le usanze, i nomi dei dolci. Voilà. Allora, quindi ne abbiamo 6, 12, 18. Perché qua riesco a tirarne altri 6, ci mancano gli altri. I Ritter, sì, buoni, infatti tutti quelli che non verranno presi stasera, chiaramente me li mangio domani. È un sacrificio. Va fatto però. Che vogliamo farci? Voilà. Così, così, gli ultimi due. Voi intanto vi starete annoiando a morte, però con Ritter per due amiche carini. Ma i Ritter sono tra l'altro della misura assolutamente giusta per il craft. Ok, comunque questo antracite di Tommaso è una meraviglia. Stasera ci strafoghiamo, fantastico. Mamma, vai tu al telefono. Voilà. Stacco.
stacchiamo questo e adesso ci tagliamo un pezzetto di nero da cui tagliarci altri 6 scheletrini. Questo. Voilà. Così. Bazzi il nero, direi che facciamo una striscia da 12 per essere sicuro che ci stia. E ne tagliamo un po'. 6 mi bastano in realtà. Possiamo anche mettervi la taglierina. Così. E tagliamo. Poi prendiamo la colla e li incolliamo. Mi sa che il telefono era per me. Il modo migliore per acciuffarmi è sempre la mail, perché poi al telefono riesco a esserci veramente poco. Era per me? Ah, devo aggiungere uno spessore per questo bazzile sottile. Ci aggiungiamo sotto un pezzetto di questo, così siamo certi di averlo. Quando avete delle fustelle particolarmente intricate che vi sembrano un taglino, basta aggiungere sotto uno spessore. Mi è stato fatto notare spesso, più frequentemente, insomma, capita se usate il piano magnetico e dei piani, io sto usando per esempio dei piani della Aurelinon, quelli originali, forse sono impercettibilmente più sottili. Voilà. Ciao Claire. Claire ci guarda da Malta. Com'è il tempo a Malta? Claire è la prima tessera internazionale del negozio della mamma di Claire. Voilà. La manina ci rimane chiusa, ma non importa. La ripassiamo due volte adesso. Ne ho tagliati due, tre. Talmente sottile che ho paura di romperla. Così sono tre, ancora tre, poi iniziamo ad incollare. I morti il 2 novembre si creano i dolci tipici. Beh sì, ogni regione poi alla fine probabilmente ha le sue tradizioni. Noi qui, voilà, ok. Buongiorno, allora qualche commento sicuramente me lo perdo perché guardate, tre passaggi, perfetta. Ne ho fatti uno, due, tre, quattro, ancora due. Ho preso un bazzil molto sottile, quindi ci ho messo sotto nel sandwich un cartoncino di quelli di Tommaso, tre passaggi e taglia perfettamente. Difficilmente la fustella che non taglia, tutto dipende dall'incurvatura dei nostri piatti, i miei sono al momento sarebbero veramente da cambiare. Sì, spediamo anche all'estero. Con DHL. A Claire è arrivato tutto, credo, abbastanza velocemente, tutto intatto, quindi sì. Andiamo international. Voilà. Perfetto. E poi possiamo iniziare a incollare. Poi decideremo il timbrino. Ok. Voilà. Allora, prima di fare altri pasticci, perfetto, mettiamo via le fustelle, perché lo so che se no poi le perdo. Voilà. Ecco, complimentoni. Guardate come perdo le cose io, un master praticamente. Allora, qui abbiamo tutti i nostri bei ritagli, mettiamo un secondo per terra la Big Shot che mi occupa un sacco di spazio e comunque lui non è d'accordo. Voilà. Ci tenevo a farvelo vedere perché comunque mi sta aiutando. Prendiamo le nostre basi. Qui è tutto sporco. Mamma, posso mica chiederti un pacchetto di salviette? Che ho finito. Asciughiamo. Ma DHL lavora bene. Quindi, insomma, a parte, vabbè, incidenti di percorso vari ed eventuali. 2, 3.
4, 5 e 6. Iniziamo a posizionare i nostri amici. Ho spostato tutti i miei cestini con il materiale. Ma tu dove sei, Stefania? Sei fuori Italia? Perché ero convinta che fossi qui? Perché non lo so di dove sei, di preciso. Grazie, mettili lì. Allora, incolliamo i nostri amici, assolutamente, senza pensarci troppo. Voilà. Così, potrei spessorarli, ma per ora li attacco tutti così. Tac. La silhouette nera sullo sfondo colorato ha sempre il suo perché. Gli esce la mano, è bellissima. Voilà, questo lo segniamo qui. Voilà, poi andiamo avanti. Ah, vivi a Bruxelles! Oh, che meraviglia! Sì, noi spediamo all'estero con DHL. Chiaramente è un po' meno economica la spedizione, però tutto si può fare. Tu tra l'altro fai delle cose bellissime. Non so se la conoscete, sicuramente sì. Voilà. Se poi riusciamo a incollare anche il piedino meglio. Tac, e andiamo avanti. Ogni tanto alzo lo sguardo, c'è il mio amico che mi guarda un po' inquietante, ma vabbè. Sì, questa fustella qua è geniale, ma d'altro canto ti molzi. Poi, 1, 2, 3, 4. Se hai bisogno chiedimi, che io qua, Francesca. No, no, tranquilla, io sto Ok. guardando Ok, le io sto lampade. incollando i miei amichetti. Andate a vedere il lavoro che ha fatto Emma Williams con queste sagome qua, vi prego. È meravigliosa. Mia madre ogni tanto si sbaglia e scambia Tommaso per Timolz, così. Intanto mi dice, ma le cose di Timolz, e sta facendo riferimento chiaramente a quelle di Tommaso. Geni di pari livello, quindi voilà. Volevo farvi vedere questo antracite, è meraviglioso. Ok, andiamo avanti. Sto usando il cartoncino di Tommaso, ho usato il cartoncino di Tommaso per dare l'antracite, quindi un pochino più spesso. Ci andrebbe un briciolino di più per farlo asciugare, ma io, come sapete, sono sempre di corsa. In realtà volevo fare un live da 20 minuti, siamo già qui di un'ora, ma poi domani non sarò live, non vi romperò le scatole, ci rivediamo venerdì. Quindi, Tommy is the new team. Sono assolutamente d'accordo. Absolutely. Guardate qua, non si è staccato questo. Via. Non era perfettamente ancora asciutto. Avrei dovuto farlo la sera prima, questo lavoro qui, o comunque magari dargli una passata di, voilà, di embosser, ma non importa. Ok, poi abbiamo queste pipistrellose qui. Qui non so come farò a timbrare, ma magari le lascio anche senza. Voilà. Credo di aver sbagliato i conti. Ho troppe sagome. Vabbè. Voilà. Così. Scheletrino. Opla. Qui ci mettiamo lui. Ritengo di aver sbagliato i conti. Mi sembra di averne troppe. Ma adesso vediamo.
infatti ne ho solo più tre e ho tante. Vabbè, che io non sappia fare i conti comunque è piuttosto risaputo, non sconvolgiamo nessuno. Eppure, sei 12, vabbè, non dovrei averne in più. Vabbè, non importa. Tac. Teniamo fermo un secondo e mettiamo lo scheletro qua. Manine. Voilà. Ok, adesso prendiamo i timbri. No, vabbè, guardate che questo si è staccato. Perché la carta è pesante, avrei dovuto tenerlo in posa un briciolino di più. Adesso lo teniamo fermo un attimo così. Adesso prendiamo dei timbrini, timbreremo in nero, chiaramente. Cioè ne ho tipo 4 in più. Ok, adesso prendiamo un blocchetto, opla, magari senza portarci via il cavalletto, un blocchetto di acrilico. Un blocchetto di acrilico. Mamma, nuovamente bisogno d'aiuto. Blocchetto d'acrilico, ma era qua in questo, hai portato via qualcosa? No, non è che mi aspettassi una risposta diversa, eh? Aspettate che sto cercando il nero e un blocchetto di acrilico. Il nero l'ho trovato, mi manca il blocchetto di acrilico. Potresti essere. Sì, però secondo me li abbiamo messi di là ieri che non. Che abbiamo sgombrato al volo. Sono già pronte per un low, hai ragione. Ma sul. Sì, se no, guarda, passami anche solo la misti. Guarda, ce l'ho qua, la misti piccola, faccio con questa. Avrei preferito il blocchetto. Se me ne peschi uno, preferisco perché faccio prima. Queste poi le foriamo tu. Boh, perfetto. Allora, io qui ho una serie di timbri di Halloween. Allora, vediamo a seconda di quello dello spazio che abbiamo. Sicuramente non timbro i fantasmini, però a seconda dello spazio che abbiamo, qui ci sono anche timbrini piccoli, tipo per questo qui. Iniziamo con. Allora, mettiamo via le tag dove abbiamo poco spazio. Questa tanto. Allora, prendiamo quelle dove c'è tanto spazio. E le timbriamo tutte uguali. E su queste poi ci ragioniamo. Voilà. Ah, è Frankenstein! Hai ragione, Frankenstein, non è una mummia, brava! Hai ragione, vabbè. Ho preso solo un caffè stamattina, mia discolpa. Adesso che poi prendo il litro successivo. Allora. Trick or treat, I don't have feet. Dolcetto scherzetto, mi mancano i piedi. Un modo di dire americano che a noi non dice niente, però. Trick or treat, da che parte sei dritto così? Poi io ci farò un forellino qua e mettiamo un nastrino. Trick or treat. Allora, a mio rischio pericolo, timbro senza misti. Però viene bene lo stesso. Ah, ne facciamo un po' con questo e poi cambiamo timbro. Gli inchiostri della VersaFine sono talmente buoni che riusciamo ad avere un buon risultato anche senza misti. Voilà, cambiamo timbro. Tanto qui abbiamo spazio, usiamo quest'altro. Voilà.
Sì, e sicuramente Frankenstein, avete assolutamente ragione. Adesso prendo l'altro caffè e ricomincio a ragionare. Con calma. La giornata è lunga. Voilà, ok. Poi devo andare a cercare il nastro nero, ma sicuramente ce l'abbiamo, il nastro di raso nero per bucarle tutte, ma non vi faccio rimanere qua inchiodate mentre lo cerco, quindi tranquille. Allora, qui che lo spazio non è tantissimo, facciamo una prova. I used to be somebody. Questo è difficilissimo da tradurre. Un tempo ero qualcuno, ma body in inglese vuol dire anche corpo, cadavere. Questo cerchiamo di metterlo qui. E dove ci sono i pipistrelli è più difficile trovare un posto dove la timbrata poi sia leggibile, ma noi ci proviamo lo stesso. Ah, qui abbiamo spazio in realtà, quindi qua ci mettiamo un altro timbro. Anche qua. Voilà. Qui, beh, questo lo possiamo mettere qui. Ok. E qui in realtà possiamo usare questo che non abbiamo ancora usato. Ok, adesso poi non vi faccio assistere al resto, farò un forellino. Eccolo qua. Farò un forellino su tutte. Non lo faccio adesso perché non so dov'è la pinza, ma ce l'abbiamo, quindi la andrò poi a recuperare. Farò un forellino qui e metterò un fiocchetto, un pezzetto di nastrino nero. E queste sono le nostre tag. Allora, abbiamo dipinto un foglio da 350 grammi di Tommaso con l'antracite, il metallico nero. Bellissimo. E poi abbiamo fustellato tutte queste forme. Questi non sono altro che ritagli da metà foglio su cui abbiamo steso gli oxide, fatto le goccine. Su alcuni abbiamo usato degli stencil. Questo è lo stencil dei pipistrelli di Tommaso. Questa è la maschera delle ragnatele. E poi abbiamo usato questo set di timbrini della Tailored Expression. La Tailored Expression mi piace sempre tantissimo, e vedrete che per l'anno prossimo con loro avremo un sacco di sorprese. E adesso credo di avere tag sufficienti per stasera. Io per ora vi lascio, vi auguro buona giornata, buona festa. Ah, eccolo qui, ma non ho la pinza, mamma. La pinza per... Ah, ma guarda, forse è quella lì. Ma dici che le faccio stare ancora qui queste poveracce mentre facciamo tutto sto lavoro? Vabbè, raccontatemi. A tema bijou non abbiamo nulla, mi sa, sai? No, non mi sembra. Allora, l'idea, ve ne faccio vedere una. È questa. Tagliamo un pezzettino di nastro. Adesso poi però vi giuro non vi tengo qui mentre lo facciamo per tutti perché sennò mi maledirete. Prendiamo il nastro. Lo facciamo passare qui. E questa sarà la mia tag. Fanciulle, buona giornata, buon riposo per domani, buona festa se festeggiate stasera. Ci riaggiorniamo sicuramente domani. No, domani no perché dormirò. Venerdì con gli arrivi. Vediamo oggi se arriva qualcosa, magari vi faccio un live per farvi vedere che cosa arriva. Vi ricordo che avete online il preordine per la scatola sorpresa della Florilege, il preordine per i miei timbri nuovi, quelli disegnati da Cushi. C'è la Fidelity, abbiamo superato abbondantemente i 100. Se arriviamo a 200 entro il 5, come vi dicevo, ci sarà poi un regalino in più per tutti che sto facendo progettare e manderò in produzione, insomma, nel momento in cui arriviamo ai 200. Quindi se volete potete ancora farla, chi deve venire in negozio può farla, vi chiedo comunque di ordinarla sul sito e poi pagherete tranquillamente qui, ma così mi rimane in automatico la vostra registrazione per la Fidelity e nient'altro che dirvi. Magari stasera se saremo dell'umore con il nostro amico Fritz faremo delle dirette o sicuramente tante foto. Vi salutiamo sia io che lui, come vedete mi ha tenuto fermo il cestino con l'immondizia, è tranquillo, non fiata, lui e le sue ali. Vabbè. Buon Halloween, ciao!